De Nicola, ancora pareggio, ancora un 1-1 dopo quello con il Tutto Cuoio, l'Aquila è una squadra prigioniera di se stessa? Sì, sicuramente è inutile nasconderci, urge una vittoria, sono ormai 6 partite che non riusciamo a portare a casa i 3 punti, e dobbiamo però trovare la serenità giusta di poter analizzare queste partite perché altrimenti sarebbe tutto da buttare. Segnano solamente i difensori, questo è un altro punto che fa riflettere. Sì, sicuramente non riusciamo ad arrivare in zona gol con una certa continuità, non riusciamo a essere incisivi dalla tre quarti in su ed è normale che facendo così si fa fatica perché poi gli altri magari con un solo tiro in porta sotto al 7 passano in vantaggio e poi si fa tutto più duro, però questo è il campionato, è così, io l'avevo detto dall'inizio, è un campionato che si decide con gli episodi, è un campionato in cui nessuna delle squadre riuscirà a scappare, stiamo tutte lì, il problema è che però l'Aquila deve vincere perché se non vinciamo automaticamente poi viene tutto più difficile anche a livello ambientale. Prossima partita a Teramo, gara che si annuncia difficile, ma proprio una delle difficoltà potrebbe arrivare lo scatto d'orgoglio. Come tutte le partite, cioè noi durante la settimana le partite le prepariamo sempre al migliore dei modi, poi purtroppo c'è anche l'avversario, guarda caso in questo momento gli avversari con noi sbagliano poco o nulla, mentre noi concediamo qualcosina, dobbiamo assolutamente invertire il trend, c'è tempo per fare bene, questo è un campionato lunghissimo, 38 giornate ne sono tante, però è normale che l'Aquila deve cambiare marcia perché non siamo soddisfatti assolutamente di quello che sta succedendo in campo.